Ciao, innanzitutto benvenuto, grazie per essere qui con noi stasera. Niente, 450 gradi è un progetto che è nato quasi 5 anni e mezzo fa or sono, e è cambiato un po' nel tempo, si è modificato, parte ovviamente dalla tradizione della pizza, perché ci occupiamo principalmente appunto di pizza, parte appunto dalla tradizione partenopea della pizza tradizionale, che nel corso del tempo ha avuto delle evoluzioni. Allora, evoluzioni di che tipo? Innanzitutto abbiamo studiato gli impasti, abbiamo modificato quelli che erano gli impasti iniziali che usavamo i primi mesi dell'apertura, i primi anni, abbiamo fatto degli studi approfonditi e abbiamo oggi rivoluzionato quello che era il nostro impasto. Attualmente si tratta di un prodotto che risulta incredibilmente digeribile, molto buono e anche friabile. In più poi abbiamo fatto anche una ricerca sulle materie prime, puntiamo sempre sulla qualità dei prodotti, non a caso uno dei nostri partner principali è Solania, proprio perché usiamo solo pomodoro DOP, tra l'altro San Marzano DOP, e in più la nostra squadra è fatta di giovani molto capaci che però hanno sempre voglia di sperimentare. Stasera vi dico le tre pizze che proverete, che sono comunque molto particolari. Si va sia nella tradizione che nell'innovazione, appunto. Allora abbiamo una Fiori Alici, poi abbiamo una margherita, anzi una bufalina cotta nel rutiello, quindi la tradizione con una cottura un attimino diversa, e poi il mio orgoglio, la mia creatura, nel senso che è una pizza che abbiamo sognato, perché parte dalla tradizione delle nostre nonne, ovvero i famosi seppie e piselli, un piatto tradizionale della cucina napoletana, una cucina anche povera, seppie con i piselli. L'abbiamo rivisitata, facciamo un impasto al nero di seppia, che dà la base appunto, poi una crema di piselli e a completare seppie saltate con crema di datterino giallo. Qui da noi, da 450 gradi, avete anche la possibilità di assaggiare una piccola cucina, qualche primo, qualche secondo, qualche insalatona. E stasera il nostro chef ha deciso di deliziarvi con la sua scarpariello, che è tutta da provare, perché anche lì c'è una sorpresa, non è la solita scarpariello. Allora, noi siamo a Pomigliano, a pochi passi dalla villa comunale di Pomigliano, abbiamo anche un ottimo parcheggio comunale e per l'esattezza siamo a via Giotto 2. Venite, assolutamente sì, vi aspettiamo. Grazie.